Sono da ogni pensiero distruttivo, dove non ti senti vivo, che se puoi sentire respiro, dove la gente parla e non sa neanche lei come, e dove chi ti chiama non sa neanche lei come, dove ti senti sprofondare e non vuoi più parlare, e anche se c'è il sole vedi solo il temporale. La gente parla, sputa solo il suo veleno, ma tu non ascoltare, ne vale la pena, sul serio. C'è bisogno di credere e lottare, c'è bisogno di cantare se non riesci più a parlare. Ogni ostacolo lo puoi superare, perché sai che provare è già poco come riuscire. E io che non trovo le parole, che continuo a sbagliare, ma ho capito che ogni c'è un'età in cui ti trovano cambiata, dove non fai altro che sentirti un po' sbagliata, dove una ferita non può essere aggiustata e la vecchia te non vuole essere trovata, dove non sai quello che provi e non vuoi più reagire, l'insicurezza è troppa, tu che vuoi solo sparire, ti chiedi se la colpa non in fondo è solo tua, ma resta se è sta alta, è solo paura. C'è bisogno di credere e lottare, c'è bisogno di cantare se non riesci più a parlare. Ogni ostacolo lo puoi superare, perché sai che provare è già un po' come riuscire. Ed io che non trovo le parole, che continuo a sbagliare, ma ho capito che ogni per imparare. Dopo tutti gli sbagli sono fatti per imparare. C'è un'età in cui ti sentirai te stessa, e quello che hai passato nonostante tutto resta, e dove finalmente il mondo tornerà a colori e non penserai mai più ai tuoi errori. Commuovere Sara, anche a noi. Francesca, sì. Che vuol dire inedito? Inedito è una cosa. Vuol dire che l'abbiamo scritto noi. No, vai, chi l'ha scritto e musicato? Le allieve, con l'aiuto dell'insegnante, certo. Sì, sì, noi, sì. Noi. Pensavo che fosse capito, allora. È tutta farina del loro sacco, l'insegnante l'ha soltanto aiutata a tirare fuori le parole, a scriverci la melodia sopra. Però è veramente tutto merito loro, dall'inizio alla fine.